vissuto una vicenda molto particolare. Cioè, voi sapete, avete un'idea più o meno, questa la capoccia, il cervello dentro quanto occupa, insomma, quanto è grande un cervello, più o meno grande così, no? E che immaginate che da un cervello grande così venga asportata una parte grande più o meno come un pugno. È una bella porzione. Una metà, praticamente. È una bella porzione. E quello che è capitato all'ospite che vado a incontrare, che era un matematico straordinario, un genio della matematica, e ha dovuto rimparare a leggere, a scrivere e a fare i conti dopo un'operazione al cervello, però ce l'ha fatta ed è ritornato meno male. Una volta. Allora ve lo vado a presentare perché merita di essere narrato nella sua vicenda, è Giovanni Filocamo. Buongiorno Giovanni, come va? Ciao. Allora, ma Giovanni, una storia incredibile perché insomma ricominciare da capo, rimparare tutto, lei ha dovuto rimparare a leggere, a contare, a parlare. Sì, purtroppo sì. Si comincia da zero, se vogliamo. Proprio da zero. Sì. Bisognerà imparare di nuovo e non sarà facile perché, appunto, come avete detto, è un pezzo del cervello per due volte, tra l'altro, e sono andate via. In seguito a un tumore, per il tumore, certo. Quindi non è stato facile, diciamo. Anzi, nella prima settimana, lo dico, la prima settimana ho detto soltanto no e basta. Era l'unica parola che riuscivo. Sì, ho detto no a mio papà, anzi mio papà e mia mamma, che li voglio salutare perché sono bellissimi. Li salutiamo anche noi. Ecco, ora tutto inizia quando, ripetiamo, Giovanni era già un fenomeno dal punto di vista matematico, era un grande matematico, un appassionato di numeri, un grande frequentatore di formule. Ed era riconosciuto come un matematico estremamente bravo. Poi purtroppo un giorno c'è stata una diagnosi brutta. Anzi, quando è stato, mi ricordo che la dottoressa ha pianto, lei ha pianto, io lo tenevo io per tenere, piccina, io non pianto invece, non è nemmeno impossibile. Per la prima volta, scusatemi ovviamente, non il mio perfetto italiano in questo momento, però, secondo me piano. C'è gente con tutto il cervello che parla meno bene, non ci preoccupi, quindi non ci deve preoccupare. Ma ecco, quella dottoressa le disse che c'era un tumore. Sì. Le diede una previsione mi ha dato vita. Il massimo proprio erano 40 anni. Invece 40 anni l'ho fatto il mese scorso, ho fatto una festa della Madonna, proprio l'altro ieri sono andato a lanciare in alto da 4000 metri col parapendio. Sì. E quindi insomma l'ha festeggiati bene i 40 anni, soprattutto alla faccia del tumore, che per la verità c'era ed è stato a un certo punto operato due volte, come dice lei, e con l'asportazione di una parte del cervello il tumore è stato sconfitto, però si è ritrovato, appunto, come dicevamo prima, a dover ricominciare da capo. Esatto. A fare, è ritornato come un bambino, insomma. Come un bambino, esattamente. Come un bambino, però dentro a fare grosso, anzi grasso, se vogliamo. E quindi, come ha fatto a rimparare? Guarda, allora, chiaramente c'è la casa di mia mamma, in tutti i giorni andavo lì e piano piano, sai, la prima parola è la no, e poi le doppie A, B, A, C, A, D e così avanti. Proprio da zero, per arrivare a, come adesso, che ti posso dire, non il 100% di quello che sapevo prima, però ci stiamo arrivando. Questo, ecco, perché anche quello va detto, che Giovanni, come vi dicevo, Giovanni era prima della malattia era un matematico importante, era uno che la matematica la dominava, e poi ha recuperato le funzioni del linguaggio, eccetera. Ma ha recuperato il dottorato, pensa un po'. Eh?
ho di nuovo fatto il dottorato di matematica, l'ho finito, da capo. L'ho finito l'anno scorso, ce l'ho fatta ed è veramente... Cioè eri diventato bravo come prima in matematica? Sì. Questo è notevole, perché insomma... Sì. Inoltre, guarda, una cosa molto importante, scusami se te lo dico, normalmente quando uno è operato, eccetera, dopo 6 mesi ti tirano su, poi com'è e rimani. Ecco, io vorrei, la cosa importante di stamattina, che le persone che dopo 6 mesi non si vedono uguale a prima, oppure magari è più brutto, oppure non lo sapeva, eccetera, e diventa, si chiude a casa, certo, non si scoraggia. Allora, io ho fatto 2 anni e mezzo, ancora mi mancano, però è una, come dire, ho detto che bisogna rifare e basta. E questa è una dimostrazione di volontà, esatto, ed è la dimostrazione che la volontà può andare anche contro le diagnosi mediche, esatto, certe volte, esatto. Ecco, c'è stato però un momento in cui, che ne so, ci sarà stato dei momenti in cui lei faceva particolarmente fatica, certo, momenti in cui ha detto non ce ci la sono farò tantissime, non... ci sono tantissime che ne so, che sono a casa, piove, sono da solo, allora insomma, non è solo proprio allegri, ecco, come tutti noi ho preso le cose che sono più belle, le cose più brutte, non c'è niente di diverso, bisogna cercare di essere come prima, certo, e basta. Poi lei ha sviluppato anche personalmente, diciamo, delle tecniche per aiutarsi, nella memoria soprattutto, sì, perché poi... Sì. Il problema è sì, rimparare, ma anche, esatto, poi tenerle a mente le cose. Infatti, che qualche cosa me l'hanno insegnato, dottoresse che sono, ma tante cose me lo sono inventate. Uh-huh. Perché, per esempio, casa mia è piena di questi cose che si chiamano i post-it, post-it, esatto, foglietti adesivi. Ho scritto delle cose sopra e dovunque, no? E a furia di vederle, le imparo di nuovo. E quindi questa cosa qui non lo sapeva nessuno, me lo sono inventata io. È una tecnica che ha inventato, esatto, lei, e che ha funzionato proprio perché vedere questi bigliettini l'ha aiutata a rimemorizzare. Sì, sì. Però non ci sono solo i bigliettini che l'hanno aiutata. No, no, c'è anche di giorno così, di notte la cosa più importante che è... Ecco, no, e non lo so, dica tango, lei, io no, mi sto spaventando. Ah, è il tango. Il tango, cioè Giovanni è un ballerino. Il tango è stata una delle cose che mi piacciono di più, mi piacciono tante cose, però il tango, sono andato 3 volte a Buenos Aires, sono quasi 15 anni, quindi è una cosa proprio che mi piace da matti. È una grande passione. Sì, penso che quando ho cominciato a farlo, l'ho cominciato per dire a un ragazzo che mi ha detto dai vieni, allora gli ho detto guarda, in modo matematico, no? Io vengo così almeno lo provo, almeno poi ti puoi... Non devi smettere di rompermi le palle, e poi no? Smetto e non ne parliamo. Non è possibile che tu tutti i giorni, eccetera. Sono andato a provare, e in effetti, cioè, io sono anche la cosa importante, cioè, io dico che quando ho sbagliato, cioè, nel senso che era molto interessante. 6 mesi sono andato per la prima volta a Buenos Aires, beh, e da lì è cominciato e quindi non è ancora finito. Il tango è stato prima una parte divertente, un passatempo, un divertimento, poi è diventato anche terapia. Sì. In pratica, nella... Ah, guarda, serve moltissimo. Io, è una cosa molto antica, ma molto, molto veloce. Cioè, nel senso che tu prendi qualcuno, no? E balli con lei. E la cosa fondamentale, secondo me, è che passo per passo ogni volta si rifà da capo. Cioè, non è che dire, se faccio così, allora si fa poi così, poi cos'altro. Cioè, non è uno schema fisso. Esatto. Che si ogni volta cambia. E questa è la cosa bella, perché per esempio le milonga, no? Che hai, diciamo, in questa maniera, se loro devono parlare girando in questa maniera, no? Eppure loro stavano tutti quanti così, stavano, come si dice, facendo con la musica, no? E poi... Però improvviso, no? C'è qualcuno, allora ti fermi, te ne mandi di là, eccetera. È creativo, quindi essendo molto bella. Un ballo creativo è anche... Creativo, esatto. È importante avere immaginazione, creatività, fantasia. Sì. E quando uno le ha, le applica, quando uno magari le ha perdute, come la successa Giovanni, le ritrova, recupera. E poi pensa che le prime volte io ci andavo perché non sapevo che cosa fare, andavo e praticamente
dicevo le due cose, cioè salve e arrivederci, cioè salve quando entravo, arrivederci quando me ne andavo, cioè non sapevo nient'altro, no? E poi piano piano adesso... Quindi adesso ha ripreso a ballare tranquillamente. Sì. Anzi, guarda, ho fatto anche cos'è, 15 giorni fa, una maratona di tango internazionale, insomma, riconosciamo, era una cosa molto bella. E allora noi non vorremmo farle interrompere la terapia proprio oggi, che è venuto qua da noi, siccome ci diverte e ci piace festeggiare questo recupero straordinario che Giovanni Filocamo... Ancora no. Beh, facciamo del 90%, va? Rispetto alle previsioni, mi sembra. No, le previsioni già no. Tantissimo. Le previsioni per fortuna è un errore. Erano sbagliate. È già tantissimo, ma lui sta andando ancora avanti. E allora, siccome il tango per lui è medicina, è l'ora della medicina. Abbiamo invitato una ballerina bravissima. Cioè? Una ballerina di tango bravissima che si chiama Vera Kinnunen, grande ballerina di tango. Che vuole ballare con lei. Allora, facciamola entrare, eccola qua, Vera. Buongiorno, Vera. Buongiorno, piacere, bene lei. Questo è il suo partner, Vera. Sì, mi raccomando, perché sì, lei è considerata come medicina. È bellissimo, il ballo è cura. Anch'io avrei bisogno, però insomma, lasciamo. Tutti hanno bisogno. Anch'io avrei delle malattie da curare, ma ne parliamo dopo. E allora vi accompagneremo con la musica, accomodatevi pure dall'altra parte dove c'è una specie, abbiamo creato una specie di pista e vediamo un grande matematico a cui hanno tolto quasi metà del cervello, ha ricominciato la sua vita da zero, è ritornato a essere quello di prima e il tango è la sua medicina. Giovanni Filocamo con Vera Kinnunen, prego. Ballando con le stelle, insomma, è molto famosa presso le persone che amano la danza. Come è già andata bene? Si è divertito? Benissimo. Come è stato? Bravo? Veramente. Quando vuoi venire a Genova, quando vuoi. Con piacere. Va bene, allora se fa anche visite domiciliari potete continuare a vedervi. Intanto, grazie a Vera per la sua partecipazione e tanti complimenti a Giovanni per questo recupero bello che speriamo vada avanti fino al 100%, ma insomma ci siamo anche il 110, va? Ma ci siamo già vicini. Complimenti tanti. Grazie a Giovanni Filocamo, la parola al colonnello Morini.